conferenza stampa del Sudtirolo ho chiesto di giudicarmi, qua allo stesso modo potrei dire altrettanto. È inutile parlare di Stropa a com'è, mi direte voi fra qualche tempo. Ultima domanda da parte mia, poi devo fuggire, a Sebastiano. Io non credo che sia stata una scelta casuale quella di Stroppa. A quanto ne so e a quanto mi risulta, puoi confermarlo o meno, l'allenatore lo seguivate già da parecchio tempo, perché De Licari lo conosce bene, seguivate Martin e anche Fischenhaller e vi siete poi anche tra virgolette innamorati di questo allenatore. A me personalmente De Licari, detto anche Giovanni dal telefono, mi parlò bene di Stroppa a marzo, dicendo che era un allenatore che seguivo con interesse. E so che anche tu mi hai detto che hai visto molte partite del Sudtirolo, quindi io non parlerei né di quarta, né di quinta, né di sesta scelta. Io credo che Pescara abbia avuto una prima scelta, ed è stato quella di De Rossi. Poi il resto sono stati dei contatti più o meno specifici, più o meno così importanti. La domanda è questa, cioè chiariamo questo aspetto. Stroppa non è qui per caso, ma è arrivato attraverso una scelta che avete seguito durante un percorso iniziato molti mesi fa. Tanto è vero che conosci vita, morte e miracoli di lui dal punto di vista tattico. Io avrei voluto rispondere prima già a Gigi, qui non si tratta di parlare di prime, seconde o terze scelte. Io ho già detto ieri a qualche tuo collega, gli allenatori che abbiamo, è chiaro che nel momento in cui si decide di cambiare, di dover trovare un mister nuovo, a meno che non sia le idee talmente chiare su una persona, si fanno incontri, si ascoltano le idee degli allenatori che noi avevamo in mente. Per quanto mi riguarda, i quattro allenatori ascoltati, tra questi quattro non c'è una prima scelta e non ce n'è una seconda. Secondo me erano tutti quanti all'altezza di poter allenare il Pescara e molto bene. Abbiamo deciso di prendere Giovanni perché a mio avviso è quello che forse conoscevamo di più noi anche sul campo, perché lui prima diceva in un suo passaggio che aveva visto diverse partite del Pescara, così come noi abbiamo visto diverse partite sue, quindi seguivamo dei giocatori che aveva lui in squadra, pertanto noi avevamo un'idea su di lui ben chiara. Io sono veramente molto molto convinto che lui farà bene qui a Pescara. Buongiorno mister. Premesso che io sono di quelli che invece di dare la classifica poi si fa fine campionato, no? Di quelli che dice le scelte sono logiche o illogiche. La scelta è logica se c'è dietro un progetto logico. Dopodiché, diciamo, mi fa piacere che ci sia lei qui, perché avevo quasi indovinato, ma nel marginale. E, ecco, diamo logicità a questa scelta, oppure cerchiamo di capire la logicità di questa scelta. La logicità ovviamente non può essere solo la familiarità con Zeman, il suo modo di lavorare, quindi diciamo la continuità dal punto di vista meramente organizzativo. Chiederei, se possibile, sapere di più di un progetto che non può essere quello della Serie B, perché aveva come target al massimo la Serie A, si disse in 3 anni, magari anche subito, è arrivata a metà strada, a 2. Ecco, se ci può dire qualcosa di più, se lei ha un'aspettativa di progetto, di costruire una, oltre che una squadra che magari faccia qualche risultato che non guasta mai, di andare a dare una figura, un ruolo anche a questa squadra e società in un campionato, mi permetti di sottolineare un aspetto, non so chi vincerà fra Verona, fra Varese e Sampdoria, è un campionato che diventa molto metropolitano, se non vado errato, se vince la Sampdoria questo anno si faranno 2 viaggi a Genova, 2 a Torino, 2 a Milano, 2 a Roma, se ne sono rischiati 2 a Verona, quindi le cosiddette provinciali mancano, quindi direi che ci sarà anche dal punto di vista economico, ci sarà un impegno notevole da fare, da affrontare. Ecco, lei come la vede questa nuova Serie A e con che prospettiva eventualmente l'affronta insieme alla società? Beh, la Serie A è una categoria a parte, quindi è difficilissimo, l'ho detto prima, bisogna scordarsi la stagione passata per resettare tutto, è fondamentale questo, dobbiamo metterci in testa che ci sarà da soffrire,
ma allo stesso modo cercheremo di impegnarci al massimo per giocare il nostro calcio. Non posso dire altro. Per quanto riguarda le trasferte di Milano, Roma e Genova, vorrà dire che spenderemo un pochino meno sugli alberghi, perché con un albergo faremo due partite. Carosella. Sì, sono William Carosella, Tele9. Mister, volevo chiederle, il contratto suo è biennale col Pescara? No, è singolo con l'opzione del secondo in caso di permanenza. Allora cade la domanda sulla compromesso rescissorio che conteneva il contratto presunto con Ciro Ferrara. Presidente, c'era quella clausola? Non è una questione di clausola, quello che abbiamo offerto a Giovanni l'avevamo offerto anche agli altri, per cui non cambiava assolutamente nulla. Volevo rispondere pure a Walter, che abbiamo nel contratto di Giovanni abbiamo decurtato le trasferte di Genova. Totò De Leonardis. Grazie. Salve, intanto benvenuto, siamo tutti. Grazie. Contenti di vederla qui. Ecco, quello che volevo chiedere è questo avrà notato insomma anche l'affetto, il modo come è arrivata la gente, voglio dire. Questa è una città che ha bisogno anche di un'identità dell'allenatore. Quindi per lei questo passaggio a Pescara è un'occasione da sfruttare, è un trampolino di lancio, oppure voglio dire è una tappa importante anche per la città, voglio dire, per quello. Cioè non è solo, il calcio lo stiamo vedendo, insomma, basta un anno, poi l'anno dopo la prima occasione più bella secondo il volo. Questa invece secondo me è una piazza che ha bisogno anche di questo rapporto, anche direi d'amore oltre che di affetto con l'allenatore, insomma. Credo che questa sia l'impresa più bella che dovrà affrontare, secondo me. Allora, prima di tutto c'è un contratto firmato, quindi nel caso in cui sappiamo tutti come potrà finire. Per quanto riguarda delle opportunità, cioè, sinceramente io volevo fare l'allenatore da grande, quindi è passato un treno e sinceramente non potevo farmelo scappare, quindi speravo di fare l'allenatore in Serie A, fra qualche anno lo faccio già da quest'anno, quindi non cambia le mie aspettative. Il mio modo di lavorare è lo stesso da quando alleno Primavera a C1 e la prossima stagione che verrà, quindi sotto questo aspetto non cambia nulla. Grazie, le ultime due domande. Buongiorno mister. Buongiorno. In Alessandro Sottosport, due curiosità. La prima, se ha sentito Zemono, se lui l'ha chiamata, quindi se c'è stato un contatto tra di voi per così confrontarvi su questa esperienza. La seconda, nella sua carriera di allenatore forse il momento un po' più tra virgolette critico è stato il divorzio del Milan, almeno così hanno raccontato le cronache, è un divorzio un po' particolare. Il mister non l'ho ancora sentito. Per quanto riguarda il Milan, credo che dopo un anno sia inopportuno parlarne ora. Io ho avuto un tratto forza dall'esonero e come dicevo al collega mi sono messo in gioco, è andata non bene, benissimo, perché se sono qui il fatto di cimentarmi in una realtà professionistica mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra, quindi sotto questo aspetto credo che sia inutile andare a raccontare quello che è successo 12 mesi fa. Mister, buongiorno, benvenuto a Pescara. Innanzitutto volevo fare una domanda su Verratti, perché il presidente Sebastiani un paio di settimane fa ha detto qualsiasi allenatore che arriverà a Pescara metterà al centro del progetto Marco Verratti. Qual è il suo giudizio sul calciatore e se secondo lei è un po' esagerato l'accostamento con Pirlo, oppure in prospettiva potrebbe diventare veramente un... Prima di tutto ha l'età dalla sua parte e poi ha fatto vedere cose che in pochi hanno fatto vedere, quindi sotto questo punto di vista Verratti è veramente un fuoriclasse. Il modulo di partenza sarà il 4-3-3 comunque con Verratti al centro? Penso proprio di sì.
l'ultima su Romagnoli, che lei conosce, ha chiesto alla società di trattenerlo. Torniamo sempre al discorso di prima. Su Romagnoli, allora, possiamo dire qualcosa. Il giudizio tecnico lo accetto volentieri, ma se andiamo a parlare di mercato credo che sia inutile. Simone l'ho allenato in primavera, è un ragazzo fantastico, ha dimostrato facendo delle scelte importanti, perché dalla primavera del Milan, avendo proposto in Serie B, è andato a Foggia in C, si ritrova in Serie A in 3 anni, quindi bisogna fargli i complimenti per quello che ha fatto. Buongiorno, benvenuto a Pescara e complimenti. Grazie. Alla società per l'acquisto di Stroppa. Se può contare, il mio parere, per me è una prima scelta Giovanni Stroppa, quindi io sono molto soddisfatto. Con il presidente, per il pronostico per quest'anno ci diamo tempo almeno un paio di mesi e poi azzardiamo un nuovo pronostico. Per lei, mister, quando arrivò a Foggia nella terza Zemanlandia, molti pensavano che lei non fosse adatto per il gioco di Zeman, poi invece conquistò la nazionale di Enrico Sacchi giocando con Zeman. Allora, partendo dai dati di quest'anno, un po' scherzando, la sua squadra ha fatto 13 pareggi, il Pescara di Zeman ne ha fatti 5, a noi i pareggi non ci piacciono. Da questo punto di vista, se la sente di impegnarsi invece a ridurre il numero di pareggi e aumentare quello delle vittorie? Dipendesse da me, sì, ma sappiamo tutti l'impegno importante che andremo ad affrontare, quindi parliamo di aria fritta. Per quanto riguarda il discorso mio di quando giocavo a calcio, credo di essermi espresso al meglio con allenatori che mi davano dei compiti, che mi facevano giocare con uno spartito e quindi esaltavano le mie qualità.